Tu ami tutte le tue creature, oh Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono a te e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Ecco, fratelli e sorelle, celebriamo questa liturgia penitenziale che sarà coronata con l'imposizione della cenere e la celebrazione della Santa Messa. Il Signore ci ha chiamati, ci ha fatto passare il Mar Rosso, ci ha fatto camminare dietro la nube nel deserto, ha fatto tante meraviglie in mezzo a noi. La maggior parte di noi hanno ricevuto l'effusione dello Spirito e hanno cantato l'inno della liberazione sulle sponde di fronte all'Egitto dopo aver fatto la traversata. Tutti abbiamo cantato: il Signore ha buttato nel mare cavalli e cavalieri, il Signore ha trionfato. Poi abbiamo iniziato la marcia nel deserto. Il Signore ci ha dato la manna, ci ha dato l'acqua della roccia, ma noi abbiamo dimenticato tutto quello che il Signore aveva fatto per noi. E ancora abbiamo peccato, abbiamo servito idoli falsi dentro di noi e fuori di noi. Abbiamo servito il nostro prestigio, l'idolo più pericoloso, il nostro egoismo. Abbiamo seguito, intronizzato la nostra volontà come se fosse una dea dispotica. Abbiamo servito gli altri dei, di vitello fatto d'oro, e la maggior parte abbiamo peccato davanti a lui. Ma adesso il Signore ci richiama a rinnovare la nostra alleanza di fedeltà a lui, ci richiama al nostro dovere di figlie. E noi siamo qui, fratelli e sorelle, in questa liturgia penitenziale, proprio all'inizio della Santa Quaresima. Ricordiamo le meraviglie del Signore, quanto per noi Lui ha fatto, e abbiamo davanti ai nostri occhi i peccati commessi, perché il Signore è buono, ma è buono con chi si pente, con chi si batte il petto, con chi promette di rinnovare con lui l'alleanza, che è un'alleanza di amore. E adesso ascoltiamo la parola del Signore, quella che ci viene innanzitutto dalla legge di Dio, da un discorso tenuto da Mosè. Si dia lettura al libro del Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 9. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Anche sull'Orete provocaste all'ira il Signore,
il Signore si adirò contro di voi, fino a volere la vostra distruzione. Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilita con voi, rimasi sul monte 40 giorni, 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le 2 tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva dette sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti, il Signore mi diede le 2 tavole di pietra, le tavole dell'alleanza. Poi il Signore mi disse: scendi in fretta da qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è traviato. Presto si sono allontanati dalla via che io avevo dato loro, si sono fatti un idolo di metallo fuso. E il Signore mi aggiunse: io ho visto questo popolo, ecco, è un popolo di dura cervice, lasciami fare, io li distruggerò, cancellerò il loro nome sotto il cielo e farò di te una nazione più potente e più grande di loro. Così io mi volsi, scesi dal monte tutto in fiamme, tenendo nelle mani le 2 tavole dell'alleanza. Guardai, ecco, avevate peccato contro il Signore vostro Dio, vi eravate fatti un vitello di metallo fuso, avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva imposto. Allora afferrai le 2 tavole, le gettai con le mie mani e le spezzai sotto i vostri occhi. Poi mi prostrai davanti al Signore come avevo fatto la prima volta per 40 giorni e 40 notti. Non mangiai pane né bevi acqua a causa del grande peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore per provocarlo. Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta, e anche contro Aronne il Signore si era adirato al punto di volerlo farlo perire, ma io pregai anche per Aronne. Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel fuoco, lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, e buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte. Parola di Dio. Ecco, fratelli e sorelle, Mosè ci ricorda un tratto del cammino nel deserto, le tavole della legge che vengono frantumate. Dio darà di nuovo le tavole della legge, ma dopo il pentimento del popolo. Adesso ricordiamo quello che era scritto in queste 2 tavole della legge. Abbiamo davanti ai nostri occhi i comandamenti che non tanto Mosè quanto noi abbiamo frantumato, e adesso noi chiediamo perdono del nostro peccato. Beati noi se tu ci rimetterai la nostra colpa. Signore, noi siamo angosciati questa sera davanti a te. Il tuo Santo Spirito comincia a penetrare dentro di noi e fa luce sulla situazione in cui ci troviamo. Signore, rimettici la colpa, rimettici a noi il peccato, perché altrimenti periamo. Ecco il Salmo 31-32. Voi direte così: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Tutti. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male
e nel cui spirito non è inganno. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per astura d'estate inaridiva il mio vigore. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Per questo ti prego, mio fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te, ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Ti piega la loro fierezza con morse e briglie, se no a te non si avvicinano. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate voi tutti i resti di cuore. Beato l'uomo. Guarda con bontà, o Signore, questi tuoi figli, che tu hai fatto uscire dal Mar Rosso, che tu hai guidato nel deserto. Essi hanno peccato contro di te, ma adesso sono qui ai tuoi piedi a implorare misericordia e perdono. E te lo chiediamo in questo momento per il tuo Cristo che è morto per noi sulla croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli, come gli israeliti dopo il passaggio del Mar Rosso dimenticarono i fatti meravigliosi compiuti da Dio per loro, così anche noi, nuovo popolo di Dio, dopo la grazia del battesimo, dopo l'effusione in cui noi abbiamo ricevuto di nuovo la grazia del battesimo, torniamo ancora a peccare. Prostriamoci davanti a Dio e ricordiamo davanti al Signore il nostro peccato. Quello che successe agli israeliti può succedere anche a noi. Di essi quasi nessuno rimase perché si erano ribellati al Signore e queste cose sono state scritte per noi. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinti, prima lettera, capitolo 10. 1.13. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono sotto la nuvola. Tutti attraversarono il mare. Tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, e perciò furono abbattuti nel deserto. Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo sedette a mangiare e a bere, e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci alla fornicazione, come vi si abbandonarono alcuni di essi, e ne caddero in un solo giorno 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi,
e caddero vittima dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana. Infatti, Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Abbiamo ascoltato quanto ci ha detto il Signore nel Deuteronomio, quanto ci ha ricordato Paolo riferendosi ai fatti del Deuteronomio. Adesso ci mettiamo davanti al Signore e guardiamo un po' dentro di noi nella luce dello Spirito, perché possiamo non soltanto conoscere ma riconoscere il nostro peccato, confessarlo davanti a Lui. Oh Signore, senza la luce del Tuo Spirito noi non possiamo né conoscere e tantomeno riconoscere il nostro peccato. Conoscere il peccato è un atto dell'intelletto, ma riconoscere il peccato è un atto della volontà, è un atto del cuore profondo. Dà, o Signore, la luce del Tuo Spirito e la forza del Tuo Spirito, la luce per conoscere e la forza per piegare le ginocchia davanti a Te, riconoscere il peccato e battersi il petto. Invochiamo lo Spirito del Signore. Padre fonte, Yanukama karana yamana sharano larayarana malarana kimeyana sharanienu anakaru tulo shurahi nanyamarinya koshi diamosti koroto shanakite bustarinamo nayarani yelurano Arana shimi di siere di nakimu shoreano Narini maiore nuinu shi Nayara nine nuarina shu Nayo anvania la ru Ma come si annerito loro Si è alterato loro migliore Sono disperse le pietre sante all'angolo di ogni strada. Mialuri mica nusciamantino, sciurie nusciarenu. Mia niana masciuntimo l'asturamentulu. I preziosi figli di Sion, valutati con oro fino, come sono stimati quali sassi di Creta, lavoro delle mani del vasaio, malurini mutimus erunta colo yusharuna ste, alarina kushana stico tiftiana, Staranu che mai hanno stirunu. Coloro che si cibavano di le cornie, languiscono lunghe le strade. Coloro che erano allevati sulla porpora, abbracciano il letame. I suoi giovani erano uno splendore, come la neve, più candidi del latte. Avevano il corpo più
rosio dei coralli, era zaffiro la loro figura. Ora il loro aspetto si è fatto più scarno, più scuro della fuligine. Non si riconoscono più belle strade, si è rangrinzita la loro pelle sulle ossa, è divenuta secca come legno. Ialia mascio rentiano corinusciolo, malaiano quanti omoni malo iorinivano, masciriana centun corimatusciu, tamaliana coritustu. Fu per i peccati dei suoi profeti, per l'iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti. Vagavano come ciechi per le strade, insozzati di sangue, così che non si potevano toccare i loro vesti. Scostatevi, un impuro c'è, si gridava per loro, scostatevi, non toccate. Fuggivano e andavano randaggi per le genti, non potevano trovare dimora. Miali uranienu camasciuro monti amassuro l'usciuie, ma lo asciore tu ma non canunuto io. Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera il nostro proprio. La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case ai stranei. O Signore, abbi pietà di noi, pietà del tuo popolo comprato con il tuo sangue. Io mi chiti a scionti, ma tu sturi un colone, iaro di misciare, aiana ineru. Un canto, lingue, cantiamo in lingue il nostro lamento. Prendi il libro e ricorda al popolo tuo i suoi peccati. Adesso ci sediamo. Ecco, il Signore ci invita a un esame dettagliato di coscienza, perché noi riconosciamo i nostri peccati, li confessiamo davanti a Lui. Io ho detto, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Il tuo cuore è davvero orientato a me. Tu puoi dire di amarmi davvero, sopra tutte le cose, di amarmi con amore di figlio, nell'osservanza fedele dei miei comandamenti. Ti lasci troppo assorbire dalle cose temporali e sempre retta la tua intenzione nell'agire? E salda la tua fede nel tuo Dio che ti ha creato, nel Figlio che ti ha redento, nello Spirito che ti è stato donato. Hai accolto la parola di Dio? Hai dato piena adesione ai miei insegnamenti? Ho parlato nelle scritture, ho parlato attraverso i profeti, ho parlato attraverso i miei sacerdoti. Hai ascoltato la mia parola? Hai partecipato alle catechesi? Sei andato altrove
quando io ti attendevo qui per parlare al tuo cuore? E quando eri in casa, quando eri per la strada, quando eri nell'ufficio, quando eri in mezzo agli uomini, hai professato sempre con coraggio la tua fede in me, la tua adesione alla tua madre Chiesa? Ti sei dimostrato cristiano sempre e dovunque? Hai pregato al mattino e a sera? La tua preghiera è un vero colloquio cuore a cuore con il tuo Dio? Hai impiegato del tempo? Hai perduto del tempo con me? L'hai perduto tanto per te e per gli altri, ma hai perduto uno spazio del tuo tempo per stare con me? Hai fatto ricorso a me nelle tentazioni? Hai chiuso la stanza del tuo cuore e mi hai pregato nell'intimo del cuore? Hai frequentato le riunioni assembleari? Hai ascoltato la mia parola? O sei rimasto distratto, freddo, incapace di rispondere al mio amore? Hai frequentato le azioni liturgiche? Ti sei accostato con frequenza al mio sacramento? Ti sei preparato a ricevere il corpo e il sangue del Signore? Ti sei accostato al sacramento del perdono? Hai confessato sempre e bene i tuoi peccati? Hai frequentato altri dei? Sei salito per altre scale? Hai deposto fiducia più che in me, nelle cose del mondo? Hai per caso
interrogato, non me, ma altre forze straniere? Hai creduto? Alle menzogne che il nemico ti propina ogni giorno? Sono io il tuo unico Dio? O ci sono altri dei nel tuo cuore? Altri idoli nel tuo cuore? Sono io che ti parlo, rifletti e confessi il tuo peccato. Ecco, cantiamo il ritornello, miserere mei domini, miserere mei. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Figlio mio, hai amato davvero il tuo prossimo? Hai amato il tuo fratello che ti ha accanto? Ti sei servito dei tuoi fratelli per i tuoi interessi? Hai riservato per loro un trattamento che non vorresti fosse fatto a te stesso? Sei stato pietra di inciampo per loro, con le tue parole, con i tuoi gesti. Come ti sei comportato nella tua famiglia? Come ti sei comportato con i figli, se tu sei padre? Come tu sei comportato con i genitori, se sei figlio? Come ti sei comportato col marito o con la moglie, se sei coniuge? La tua famiglia e il sacrario della chiesa domestica. Hai considerato la tua famiglia come la mia chiesa? Hai dato aiuto al tuo prossimo indigente? Hai oppresso il tuo fratello? Lo hai trattato con durezza? Sei stato duro di cuore?
le hai praticate. Io ti ho detto, era affamato, era assetato, eri nudo, ero malato. Mi ha riconosciuto e mi hai soccorso nel tuo fratello indigente, nel povero, nel debole, nel malato, nel carcerato. Come ti sei comportato nella comunità umana e nella comunità di elezione? Quali sono i tuoi rapporti personali con i tuoi fratelli? Hai partecipato attivamente alle iniziative che il tuo gruppo ha portato avanti, o ti sei emarginato, ti sei seduto in disparte? Come hai usato la lingua con i tuoi fratelli? Hai mormorato, hai censurato, hai fatto circolare il tuo giudizio nella comunità, hai diviso la mia comunità, hai stracciato con i tuoi denti il mio corpo, che è la comunità. Hai sparso notizie contro il tuo prossimo. Hai fomentato divisioni. Hai calunniato. Hai riparato il male compiuto. Come ti sei comportato nella comunità civica? Hai compiuto i tuoi doveri? Hai pagato le tasse? E le leggi fiscali come le hai osservate? Hai messo in pericolo la vita degli altri? Hai contribuito secondo le tue forze al bene materiale e morale della comunità civica? Hai usato male l'automobile? Hai abusato del telefono? Hai perduto tempo nel telefono? Hai usato male la televisione? Hai adempiuto tutte le tue promesse? Hai rispettato l'autorità costituita? Hai pregato per i tuoi capi?
peccato, Signore, contro di te. Pietà di me, o Signore, tu mi avevi detto di amare il mio prossimo, ed io non l'ho amato. Tu hai detto di parlare bene del mio prossimo, e io non ho parlato bene. Tu hai detto a me il giudizio, ed io l'ho giudicato. Tu hai detto di non seminare odio, rancore, ed io l'ho seminato. Sono reo davanti a te. Abbi pietà di me, o Signore. Abbi pietà dei miei peccati di abominio. Tu hai detto che il peccato d'abominio è rovinare la pace nella comunità e mettere in discordia i fratelli. Signore, come io ho contribuito a rendere una la comunità, l'ho forse divisa con i miei atteggiamenti. Mi sono ribellato, ho indotto gli altri alla ribellione. Abbi pietà di me, Signore. Gesù, io sono qui davanti a te, tu adesso mi esamini nel terzo parametro, nei rapporti con me stesso. Io ti ho detto, siate perfetti come perfetti il Padre vostro che sta nei cieli. Ho camminato, o Signore, nella via della giustizia. Ho camminato davanti a te, nella via della perfezione. La santità è stata la meta, il traguardo del mio cammino. Ho cercato di ravvivare la mia vita spirituale con la preghiera, la lettura, la meditazione, la parola della Bibbia, la partecipazione assidua ai sacramenti. Ho praticato la mortificazione. Ho stroncato i vizi capitali, ho soggiogato le passioni e le opere della carne, ho controllato le inclinazioni perverse, ho reagito all'invidia, alla gelosia. Ho aperto il mio cuore all'invidia, alla gelosia, all'affermazione del mio io.
ho saputo dominare la mia gola, i miei sensi, la mia vista. Ho custodito le mie orecchie da discorsi cattivi contro il mio fratello. Sono stato presuntuoso e superbo. Ho disprezzato qualcuno in comunità, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro. Ho imposto agli altri la mia volontà. Ho conculcato la libertà dei miei fratelli. Ho trascurato i loro diritti. Ho fatto valere le mie vedute, talvolta i miei capricci. Che uso ho fatto del tempo? Ho perduto tempo? Ho perduto le mie forze così inutili? Cosa ho fatto dei miei talenti? Come ho usato i doni che ho ricevuto? Procuro ogni giorno di camminare nella perfezione cristiana. Sono pigro nell'agire. Ho sopportato con pazienza i dolori della vita, le prove e le tribolazioni. Ho contribuito a quello che manca alla passione di Cristo, con le pratiche ascetiche e con il lavoro missionario. Ho osservato la legge del digiuno, la pratica dell'astinenza. Sono stato goloso, ho mangiato, ho bevuto senza criterio. Ho conservato puro e casto il mio corpo, pensando che tempi dello Spirito Santo. Ho custodito la mia fantasia, la mia memoria. Ho custodito il mio corpo. Ho guardato spettacoli indegni di un cristiano. Ho assistito a spettacoli teatrali, televisivi, indegni di un cristiano. Mi sono permesso letture, discorsi, divertimenti che sono in contrasto con la mia vita cristiana, con l'impegno di vita nuova. Come ho usato del talamo matrimoniale, ho rispettato le tue leggi, ho osservato il tuo comandamento,
mi sono lasciato guidare dalla legge dello Spirito, o mi sono lasciato guidare e assorbire dalla legge della carne? Pietà di me, oh Signore, ho peccato contro di te. Quanti peccati mi sovvengono, tutti i miei peccati gravano su di me. Ammi pietà, oh Signore. Misericordia Domini in eterno cantado, misericordia Domini in eterno cantado. E adesso, fratelli e sorelle, interiorizziamo questo esame di coscienza che ho condotto secondo uno schema dei tre comandamenti, o meglio, dei tre parametri: amore di Dio, amore del prossimo, amore di se stesso. E adesso, ecco fratelli, il tempo favorevole, ecco il giorno della misericordia di Dio e della nostra salvezza. Ecco il tempo in cui fu sconfitta la morte ed ebbe inizio la vita eterna. Ognuno di noi si riconosca peccatore, peccatrice. Stimoliamoci alla penitenza. Facciamo numero confessione dei nostri peccati. Promettiamo di confessarci sacramentalmente al più presto, e intanto confessiamoci qui davanti al Signore e diciamo insieme all'impiede: riconosco la mia colpa, o Signore. Riconosco il mio peccato. Riconosco il mio peccato. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Distogli lo sguardo dei miei peccati. Distogli lo sguardo dei miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Cancella tutte le mie colpe. Rendimi la gioia della tua salvezza. Rendimi la gioia della tua salvezza. Crea in me un cuore nuovo e generoso. Un cuore pentito, adesso invochiamo il Signore che abbiamo offeso con le nostre colpe. Egli ci aiuta con il suo Spirito, perché nella Chiesa, comunità dei redenti, dalla sua misericordia possiamo unirci alla gloria del Signore risorto. Intanto chiediamo al Signore di purificarci e diciamo: purificamo Signore sarà più bianco della neve. E adesso aderiamo al Vangelo che è Cristo Signore. Oggi è il giorno delle ceneri e la Santa Madre Chiesa raccoglie i suoi figli in umile preghiera, in umile atteggiamento. Egli fa scendere su di noi la sua benedizione. Accolga lui l'atto penitenziale che stiamo per compiere. Noi intanto imponiamo le ceneri sulla nostra fronte, confessiamo il nostro peccato davanti a Lui e promettiamo di essere fedeli a Lui, di credere a Lui, di convertirci sinceramente e di seguire il Vangelo. O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori,
ascolta benigna la nostra preghiera. Benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo in segno di penitenza e di riconoscimento dei nostri peccati. Riconosciamo che il nostro corpo tornerà in polvere mentre l'anima verrà a te, ma di nuovo l'anima riprenderà questo corpo per entrare nella gloria. Ti chiediamo, Signore, che l'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei nostri peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Chiedesse, fratelli, dopo la benedizione delle ceneri, segno della penitenza, noi imponiamo queste ceneri stesse, come si fa per la comunione. Ecco, siamo due sacerdoti, mettetevi a destra e a sinistra in fila e accogliete questo segno penitenziale. Rinnoviamo la nostra vita, Signore, in spirito di umiltà e di penitenza. Signore, tra il vestibolo e l'altare del Tempio, noi sacerdoti piangiamo, noi ministri del Signore ci lamentiamo. Noi diciamo per noi e per tutto il popolo, perdona, Signore, perdona il tuo popolo e fa che i tuoi fedeli sempre ti canti la lode. Cancella, Signore, il mio peccato. Adesso, credete al Vangelo?